presentiamo due iniziative, una che si realizza ormai da anni qui a Montebrandone nell'ambito della festa, che è la camminata di San Giacomo della Marca. Ci teniamo a essere presenti perché proprio da questa camminata e da quella di San Benedetto Martire è partito un progetto che si chiama Gli Itinerari della Fede, che si è allargata ad altri santuari e chiese e patroni del nostro territorio. Le prime sono state proprio queste di San Benedetto Martire e San Giacomo della Marca, poi ci siamo allargati a Sant'Egidio ad Ascoli, a San Pio a Spinetoli, al santuario del Cuore Immacolato di Maria, sempre lì tra Pagliare e Spinetoli, a San Tommaso Becket a Monte di Nove. È un abbinamento tra fede e movimento, perché ricordiamo che una delle maggiori collaborazioni che l'Unione Sportiva Acri ha con il Comune di Montebrandone è proprio il progetto Salute in Cammino, che si svolge in questo territorio ogni martedì sera alle 21. È un'iniziativa strutturata del tempo che è stata validata dalla Regione come un momento importante di prevenzione. L'altra iniziativa invece è una novità, quest'anno abbiamo abbinato un'altra attività che è molto strutturata in questo territorio, un torneo di burraco. Abbiamo pensato di inserire Montebrandone in una serie di tappe regionali di questa manifestazione, che è molto aggregante e che porta turismo, perché noi domenica avremo persone che provengono dall'intero territorio regionale. L'ultimo esempio è quello di Acqualagna, dove siamo stati con questo torneo regionale di burraco 2 settimane fa. Ci sono persone che sono partite da Montebrandone, sono andate a Acqualagna a giocare. In questo caso noi avremo persone che vengono dalla provincia di Pesaro, dalla provincia di Ancona, anche qua perché Macerata e Fermo sono più vicine. È un modo anche per far conoscere il territorio, per far conoscere la fiera, per far conoscere San Giacomo della Marca e far conoscere anche tutte quelle strutture bellissime, anche museali, che noi abbiamo visitato in occasione di alcune camminate, a queste persone che fanno parte della rete dell'Ussacri Marche. E a Centobuchi abbiamo fatto anche un'altra tappa del progetto Gli Itinerari della Fede, che è la camminata per Sant'Anna, che è un'altra iniziativa molto strutturata. E grazie.